Ero consapevole che era pericoloso per mia figlia stare da sola. Il fatto di essere una ragazza madre mi pesava. Io ho il diario della signora Pifferi e racconta tutte le sue fragilità, che non vogliono essere una giustificazione. Non è mai stata un intralcio nella mia vita, ma è stato il regalo più bello che la vita potesse farmi. Sembra che ancora non si renda davvero conto del male che ha fatto alla figlia. Il punto è qui. Era più forte il senso indispensabile di andare da questa persona o era più forte che il senso indispensabile di tutelare la figlia? Dentro questi due sensi si giocherà il tipo di reato che Alessia ha commesso. Vorrei solamente poter tornare indietro solo per avere mia figlia. Allora, avvocato Marchignoli, buongiorno. Ricordiamo che si avvicina il giorno della prossima udienza, 14 ottobre. Determinante sarà l'esito dell'analisi sul latte e sul biberon trovato nella stanza in cui Diana è morta, questa bambina lasciata a morire di fame e di sete. Se ci fossero delle tracce di sostanze o meno, sarebbe imputata la donna anche per premeditazione. Allora, avvocato, vediamo un attimo questo filmato, queste parole che sono state tratte da questo diario che ha scritto Alessia Pifferi, dal carcere, credo. Sentite. Non è mai stata un intralcio nella mia vita, ma è stato il regalo più bello che la vita potesse farmi. Allora, avvocato, a lei. Allora, sembrerà ovviamente molto strano, perché questa frase stride completamente con ovviamente l'evento morte della bambina per causa della mamma, ma vi posso assicurare che questa comunque è la sensazione che la signora Pifferi lascia a me e al codifensore quando in qualche modo affrontiamo questo tema. Mi ha anche raccontato di aver perduto un bambino anni prima con il marito, aver avuto dei gravissimi problemi fisici, tanto che è stata sottoposta per anni a delle radiazioni perché il suo corpo in qualche modo non continuava a produrre placenta, quindi non voleva in qualche modo accettare la perdita di questo bambino, e quindi mi ha fatta questa premessa. La signora mi ha sempre manifestato, anche nelle piccole cose, nei dettagli che mi ha raccontato della bambina, comunque un amore nei confronti della stessa. Ma sembrerà, scusi, un'affermazione forte, perché questa è ovviamente stride con l'evento morte, ma io sono convinta che nel percorso mentale della signora Pifferi a noi oggi è ancora sconosciuto, ma manchi qualcosa. Ma non c'è. Allora, avvocato, mi scusi. Incinta. Allora, no, non è vero questo. Volevo sentire questo lo psichiatra. Non è vero che non si è reso conto di essere incinta. Questa è una mala interpretazione, come tante altre che vengono fatte nei confronti della signora Pifferi, che ha detto: io sono stata così bene in gravidanza che all'inizio non me ne sono resa conto. Se vogliamo interpretare questo in senso negativo, come tante altre sue affermazioni, vorrebbe dire che lei è andata in bagno a fare pipì e casualmente ha partorito un bambino, ma non è proprio così, noi lo sappiamo. Questa frase vuol dire altro, vuol dire stavo così bene che in qualche modo la gravidanza è stata anche... Allora, io vorrei sentire anche... prima lo psichiatra, poi volevo sentire Don Antonio su questo. Prego. Vedete, questa drammatica... Cioè, perché scrivere una frase così, questa che ci ha portato questa mattina, no, non è mai stata un intralcio nella mia vita, ma è stato il regalo più bello che la vita potesse farmi. Ecco, una frase così, potete immaginare, come dire, fa anche tanta rabbia, no? Leggere una frase di questo genere e non capire che questo regalo più bello tu lo hai lasciato morire nella peggiore delle maniere. Poi volevo sentire Don Antonio su questo. Prego.
A me questa drammatica storia mi ha portato a pensare che il disagio si è trasformato in disturbo. No, questa signora, la vedo una bambina che non è mai cresciuta, non è mai diventata adulta e quindi ha individualizzato tutto, ha pensato per sé la ricerca dell'affetto, la ricerca dell'amore, e la voglia di non essere abbandonata dai partner. E quindi, vedete, la bambina è in un secondo piano, è un'altra cosa. Quindi se io dovessi descrivere questa persona, la descriverei come un grave disturbo di personalità. Don Antonio. Sì. Allora, però, dicendo grave disturbo di personalità, state esattamente dietro a quello che chiedono gli avvocati della difesa. Fategli questa perizia, perché secondo noi questa donna non sta bene. Sì. La procura dice esattamente il contrario, dice questa donna era lucidissima. Sabella, volevo sentire anche lei su questo. Don Antonio. C'è il dramma di un angelo, di una bambina che non c'è più, che aveva tutto il diritto di vivere, di essere cresciuta, amata, insomma, coccolata, no? Perché quando siamo bambini tutti abbiamo bisogno di essere coccolati. E come diceva prima il psichiatra, certamente questa donna sicuramente ha avuto qualche disturbo, perché è contro natura, come dire, una madre che possa abbandonare un proprio figlio, no? O che si è trovata nelle condizioni della sua fragilità. Nessuno vuole, come dire, io non mi sento di condannare, anzi cerco di comprendere e di abitare la vita di questa donna, ma allo stesso tempo non posso non vedere ciò che è accaduto. Questa bambina non c'è più, è un angelo che oggi è nel cielo e che invoca soprattutto giustizia e che invoca anche responsabilità. Allora, Sabella, mi dica lei sulla perizia che cosa possiamo dire, se si può esporre, diciamo. Ho letto, chiaramente credo che ci sia... Eleonora, lo so che non dovrei farlo, però siccome è stato detto un'inesattezza ancora una volta, la successione per rappresentazione opera anche in linea collaterale. Valerio è erede di Silvia, che sia chiarissimo questo, onde evitare di trare in inganno Sta parlando della postina. Valerio è? Sì, Valerio è erede di Silvia, perché opera anche in linea collaterale, contrariamente a quello che ha detto. Per cui gli avvocati non hanno detto una cosa penale, corretta prima. Nei studi civilistici penso di ricordarli bene. Insomma. Va bene. Allora, andiamo al caso invece che ci occupa adesso. Sì. La perizia, attenzione, la perizia può essere fatta in dibattimento, può essere fatta con un incidente probatorio. In questo caso provare a indagare sulla capacità di intendere e di volere potrebbe essere sotto certi profili anche superfluo in questa fase, sia perché in ogni caso occorrerà fatto con una consulenza tecnica, come sembra chiedere la difesa, sia perché occorrerà comunque rifarlo in dibattimento, anche perché ai fini di valutare un'eventuale attualità della pericolosità sociale, questa va valutata al momento in cui poi realmente bisogna applicare eventuali misure di sicurezza. È un po' complicata la cosa, ma è così. Per quanto riguarda invece il discorso su cui, che si diceva prima, della premeditazione, e quindi sul fatto che nel biberon siano state introdotte delle sostanze che potevano calmare il bambino, non farlo piangere, eccetera, eccetera. Io ho qualche perplessità al riguardo, perché stiamo parlando di un caso in cui probabilmente l'ipotesi accusatoria muove dal dolo eventuale, cioè dall'accettazione. La signora non voleva la morte del figlio, ma ha accettato il rischio che questo avvenisse. E la compatibilità tra premeditazione e dolo eventuale, a mio avviso, è un po' ardua da andare a ipotizzare. Allora, credo ci sia qualche vecchia sentenza della Cassazione che la esclude. Ora, avvocato, perché io devo, fra pochi secondi devo mandare la pubblicità, il 14 ci sarà questa udienza, prima udienza.